Vigilia di L'Aquila 1927 Real Monterotondo Scalo, siamo con mister Massimo Epifani. Allora, mister, dopo la sconfitta con il Chieti, come ha lavorato la squadra? Bene, veniamo da una settimana dove ci siamo allenati con tanta rabbia perché poi quello che è successo domenica ci deve rimanere fisso in mente perché poi purtroppo è andata male, siamo contentissimi della prestazione, sono contento di tante cose, però poi siamo dispiaciuti per il risultato perché poi abbiamo perso e di questo ce ne è dispiaciuto tanto, però dobbiamo migliorare alcune cose perché l'ho detto già domenica scorsa, una squadra che arriva 10 volte a concludere verso la porta avversaria non riesce a portare a casa il risultato, dispiace, quindi dobbiamo sapere che questa cosa la dobbiamo migliorare o quantomeno cancellare quelle domeniche e fare meglio sicuramente. Ci abbiamo lavorato tanto, ma abbiamo lavorato con tanta rabbia, tanta voglia di riscattare questa sconfitta immeritata, però il calcio fa parte anche di queste cose e quindi andiamo avanti, voltiamo pagina e da domani dobbiamo ripartire facendo una grande partita. Ecco, ripartire facendo una grande partita con avversario il Real Monterotondo Scalo, una squadra giovane, ma ultima in classifica, ma di contro c'è da dire che ha avuto un inizio di campionato difficile con Avezzano e Campobasso come avversari, quindi una squadra da prendere con le pinze. Ma tutto qui, tutte le partite sono difficili perché poi non ci sono partite scontate, noi assolutamente la sottovalutiamo oppure la prendiamo come una squadra che sta ultima in classifica la seconda giornata, quindi mi sembra un pochettino riduttivo dire ultima in classifica. Incontriamo una squadra che dobbiamo avere grande rispetto e quindi bisogna affrontarla con grande, ripeto, rispetto, umiltà e determinazione perché noi vediamo da una partita dove dobbiamo portare la rabbia calcistica in campo cercando di fare le cose che sappiamo fare perché domenica abbiamo fatto delle grandi cose, migliorandole, facendo una grande partita e lo ripeto, lo sottolineo, sempre avendo rispetto dell'avversario perché non dobbiamo mai sottovalutare l'avversario, nessun tipo di avversario. Quindi una squadra giovane, sicuramente una squadra che corre, una squadra che avrà il dente avvelenato perché viene da 2 sconfitte. E quindi bisogna stare attenti, bisogna stare concentrati, perché poi tra l'altro veniamo anche noi da una sconfitta e quindi dobbiamo fare una grande partita. In ultimo, il dato ufficiale degli abbonamenti, 1012 le tessere che sono state vendute, un grande sostegno, l'abbiamo sempre detto, da parte del popolo rossoblù. Ma encomiabili, li ringrazio perché vuol dire che abbiamo trasmesso qualcosa di importante. Noi come squadra, come gruppo squadra, quindi staff tecnico e squadra, ma dall'anno scorso, e questa splendida società perché sta dimostrando veramente di avere dei valori importanti, li sta trasmettendo a tutta la città. Noi la sentiamo il calore della gente perché la sentiamo. Adesso sta a noi tenerci ristretti e farli divertire e farci stare sempre dietro di noi, ma di questo ne sono super convinto perché ormai conosco bene la realtà dell'Aquila, quindi conosco i tifosi, ormai li conosco troppo bene, che so che saranno sempre dietro di noi a darci una grande mano perché poi noi in questo momento abbiamo tanto bisogno di loro perché il campionato lo richiede e ci dobbiamo provare tutti insieme. Se riusciamo a fare corpo unico, come lo stiamo facendo, squadra, tifosi, tutti quelli che lavorano intorno a noi, sicuramente ci toglieremo delle grandi soddisfazioni. Quindi ti ringrazio nuovamente perché è un dato veramente molto molto importante che ci riempie pieno d'orgoglio a noi e ci dà ancora più responsabilità perché poi sapendo la risposta della città noi ci sentiamo ancora più responsabili di quello che accade la domenica. Tifosi che non mancheranno domani nell'appuntamento che ricordiamo contro il Real Monterotondo Scalo alle ore 15, stadio Gran Sasso d'Italia.